con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, che distribuisce il film Atlantis di Valentin Vasianovic al cinema dall'11 al 13 aprile 2022. Ben trovata. Ciao, salve a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Sì, raccontiamo brevemente, anche se il film è fatto veramente di momenti sfolgoranti che con la mia breve sinossi non riuscirò sicuramente a trasmettere, perché di per sé la storia è molto semplice. Siamo in un futuro che era distopico, ma ora purtroppo non lo è neanche tanto più, perché il Valentin Vasianovic immagina un'Ucraina nel 2025, un anno dopo il conflitto Russia-Ucraina. Quindi dobbiamo immaginarci quindi un'Ucraina post-bellica. Cosa succederà dopo il conflitto? Come sarà il paese? Un paese devastato, un paese che cerca di risollevarsi, che cerca di ricostruirsi, che cerca di rimettersi in moto. Il protagonista è Sergio, un ex soldato che ha ripreso a lavorare dopo la guerra in questa acciaieria assieme ad un suo amico e cerca di vivere una vita più o meno normale, nonostante sia affetto comunque da un trauma della guerra e comunque non riesca più a vivere assieme alle altre persone in modo normale. Vive isolato in una sua casa e fa fatica comunque a riprendere contatto con la vita normale. E quando viene annunciata la chiusura di questa fabbrica e contestualmente il suo caro amico, un amico di sempre, si suicida, cioè gli succede una cosa molto drammatica. A quel punto lui decide di cercare di fare qualche cosa per aiutare a ricostruire il paese, di mettersi in gioco, e comincia quindi questo suo attraversare questa terra desolata, ferita, per fare qualche cosa in prima persona per aiutare al paese a rimettersi in piedi. E alla fine c'è speranza, il film comunque ha una nota di speranza positiva sul finale, che nasce anche dall'incontro tra il protagonista e una donna che lavora e fa la volontaria proprio per aiutare il paese a rimettersi in piedi, e quindi in qualche modo c'è anche una sorta, chiamiamo così, di happy end. Non è così oscuro come magari sembra dal mio racconto. Straordinario il modo di girare di Vasianovic, che è comunque uno, credo davvero, anche dopo aver visto anche e aver distribuito Reflection, è uno dei registi più interessanti, io credo, contemporanei, che ha un suo stile ormai riconoscibile, che si vede qui e si vede anche in Reflection, e che è capace di raccontare la realtà, il paesaggio, in modo strabiliante, una composizione molto rigorosa, delle inquadrature, con uno stile che non è mai ridondante, non è manieristico, ovviamente, perché è al servizio di un racconto molto vero. Ci sono alcune scene in particolare che non ci si dimenticherà mai. Dopo Reflection, un altro film di Vasianovic, è un'operazione che porta al cinema in Italia parte del cinema ucraino. Sì, devo dire che Atlantis nasce proprio dal desiderio di continuare a parlare anche del cinema ucraino, soprattutto in considerazione di quel che stiamo vivendo, mentre Reflection era stata una scelta precedente che non aveva niente a che fare con la tragedia che stiamo vivendo, era proprio nato dalla passione per il film, per l'artista, per il regista, desiderio di portare a conoscenza una cinematografia poco nota al nostro paese. Atlantis invece mi è sembrato doveroso, è un corollario, sono un po' insieme i due film, ed è volendo ancora più visionario, perché appunto immagina la fine del conflitto, che cosa succederà dopo, e quindi era proprio importante offrire tutti e due i lavori al nostro pubblico. Un'uscita di 3 giorni in quante sale? Le sale si stanno aggiungendo giorno dopo giorno, adesso saremo a una ventina, quindi è un'uscita piccola, però partiamo, diciamo, in queste 3 giorni, ma io contiamo che questo film, per l'importanza dei temi affrontati, poi continui a girare e lo mettiamo a disposizione dei cinema che vogliono programmarlo anche in altre date, che è un periodo in cui le sale sono abbastanza affollate di titoli nuovi, e quindi diamo loro la possibilità di programmarlo quando lo ritengono anche più opportuno, secondo le loro esigenze di programmazione, ecco. Ci dai riferimenti web per sapere le sale? www.wantedcinema.eu, in home page c'è il banner del film, e cliccandoci sopra si entra nella pagina dove c'è la programmazione, dove continua aggiornamento la lista delle sale. Poi naturalmente la nostra pagina Facebook Wanted Cinema è continuamente aggiornata, postiamo l'elenco delle sale, tutte le informazioni, la rassegna stampa sul film che sta uscendo copiosa, e quindi tutti gli aggiornamenti possibili. Il film Atlantis di Valentin Vasianovic al cinema dall'11 al 13 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, grazie a voi, grazie.